siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo, qui a Radio Bruno, abbiamo Piero, Ignazio, Gianluca, ovvero il Volo, benvenuti! Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti! Ciao! Ragazzi, ciao. Una canzone bellissima, ieri sera una standing ovation, quanto vi siete emozionati? Beh, è stato veramente bellissimo vedere questo riscontro positivo da parte del pubblico italiano, anche nei social network abbiamo visto che molti ragazzi della nostra età scrivono e apprezzano molto la nostra musica, non solo il pubblico più adulto, quindi è proprio questo era il nostro obiettivo. È una canzone che è proprio una dichiarazione d'amore di tre ventenni, insomma, dei vostri coetanei. Infatti sì, si intitola Grande Amore appunto ed è cantata da tre ragazzi di vent'anni, come sai noi ancora forse ad oggi non ci siamo mai innamorati. Però vi possiamo raccontare come lo vediamo noi l'amore. Ed oggi è San Valentino, 14 febbraio, quindi è un brano che si può dedicare a tutte le fidanzatine. E soprattutto le fidanzatine, oggi fidanzatine, le ine, perché quelle fidanzate no. Ed oggi nel mondo abbiamo bisogno tutti un po' di pace, un po' d'amore. Quindi noi cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Prima di salire sul palco, che cosa fate? Come vi concentrate? Come ci con... Non so, vi radunate voi tre, vi parlate, ripassate ma la canzone. Ma noi facciamo sempre un casino, no? Però noi ci concentriamo. Parla in singolare. L'ultimo minuto ci concentriamo. Alla fine, dietro al palco, ci rilassiamo un attimo e ci diamo la mano. Facciamo un gesto particolare. Lì c'è la camera, lui fa il beep e noi facciamo il labiale. Ragazzi, beep, beep, beep. E porta. Insomma, la grinta giusta per calcare, esatto, quel palco. Esatto, esatto. Poi una volta che siamo sul palco l'adrenalina sale e tutto, perché comunque la canzone cresce sempre di più. Vedere il pubblico che si esalta, no? Quindi è normale che poi lì devi spaccare tutto. Che poi devi sapere che io mi tremano le gambe dopo l'esibizione e non prima. Meglio? Strano. Sì, scarica. Allora, no, meglio, certo. Diciamo meglio sì, però è strano, no? Scarichi l'adrenalina, è quello. Esatto. Beh. La forte emozione. Allora, ricapitolando, la vostra carriera negli ultimi 5 anni è successo di tutto. Sì. Allora, lanciati dal programma di Antonella Clerici, che è la vostra prima grandissima fan. Poi davvero un tour internazionale, avete venduto milioni e milioni di copie e tra l'altro avete come amici Barbara Streisand, Placido Domingo, insomma dei nomi importantissimi che vi adorano e fate, tra l'altro farete all'Arena di Verona un concerto bellissimo nella prossima primavera-estate. Vai tu o vado io? Devo dirti che l'esperienza che con l'esperienza estera in questi 3 anni, 4 anni siamo cresciuti sia fisicamente ma anche professionalmente e musicalmente. E appunto la collaborazione con tutti questi grandi artisti, come hai detto te prima, Barbara Streisand, Placido Domingo e tutti gli altri, ci ha fatto crescere, ci ha aiutato tanto alla crescita. E abbiamo raccolto e assorbito i loro consigli come delle spugne, cioè di continuare sempre a studiare e non mollare mai, ma soprattutto di rimanere quello che sei realmente e che il successo non ti cambi, devi cercare di non sentirti chi in realtà non sei. E poi sicuramente dopo le tante esperienze all'estero non vedevamo l'ora di tornare, è stata una scelta perché per molte persone che non ci conoscevano dovevano ancora scoprirci, per tutte le persone che ci conoscevano l'aspettativa era alta, quindi non volevamo deluderle e a quanto pare sta andando tutto bene. Dopo queste esibizioni, qual è stato il messaggio più bello, magari anche da tutte queste celebrities che avete ricevuto, che vi ha emozionato di più? No, beh, il messaggio più bello che mi ha emozionato a me non è stato da una celebrity, ma è stato da una fan che su Instagram ha mandato una foto con due mani che si tengono e con una da una parte il Volo e da una parte ho scritto me. E un po' ha dato questo senso che si aggrappano alla nostra musica, sai. E molte volte succede che vengono fan ai nostri concerti, no? Che magari ci dicono grazie ragazzi perché la vostra musica mi ha salvato in un certo qual senso, mi ha portato a vedere la vita in un modo diverso. Poi certo non possiamo piacere a tutti, però a quanto pare ci sono molte persone che, come ha detto Ignazio, ascoltando la nostra musica, soprattutto all'estero, ci dicono abbiamo imparato l'italiano anche ascoltando le vostre canzoni, quindi questo è bellissimo, no?
Meraviglioso. Allora, noi siamo, lo sapete, la radio numero uno in Emilia Romagna e voi vivete a Bologna. Sì, io sono nata a Bologna. Bisogna cara. Ascoltare solo Radio Bruno a Bologna. Ma noi l'ascoltiamo. Ma noi ascoltiamo Radio Bruno e siamo a Bologna perché Ignazio è nato a Bologna, si è trasferito in Sicilia, ma adesso sta ritornando a Bologna. Io vivo metà e metà Sicilia e Bologna, e dopo anche perché il nostro manager Michele Torpedine è di Bologna, il nostro maestro di canto vive a Bologna, quindi Bologna è il centro dell'Italia e come punto geografico è molto strategico. Io sono l'abruzzese del gruppo, quindi in 3 ore di macchina sono a Bologna, quindi viva Bologna! Ragazzi, pensiamo alla finale. Chi vince va all'Eurovision Contest, volendo, però insomma è un'occasione allora, incredibile. Un vostro pensiero in merito a questa allora, sera? Sicuramente questa cosa? Ci teniamo a dire che, va bene, gli ultimi 2 anni abbiamo dedicato più tempo negli Stati Uniti e il Sud America, ma 3 anni fa con il primo disco abbiamo venduto moltissime copie, già abbiamo fatto un tour in tutti i paesi europei, quindi sicuramente abbiamo già il mercato aperto e sarebbe un grande ritorno in Europa. Sarebbe meraviglioso, certo. Speriamo bene. Qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? No. E cosa ci ci farebbe piacere. Infatti ci arrivano moltissimi messaggi da parte delle nostre fan in Francia, in Germania. Quando è che tornate? Vogliamo i vostri concerti? Guarda, devo dirti, questo perché succede all'estero? Riceviamo tutti questi messaggi. Perché appunto quello che all'estero apprezzano dell'Italia, l'abbiamo visto, è il cibo, la moda, le auto, ma soprattutto la musica. Che genere di musica? Il bel canto, la melodia italiana. Infatti noi quello che stiamo cercando di fare è di portare le bellezze dell'Italia in giro per il mondo e non solamente purtroppo in giro per il mondo conoscono solo alcune parti negative dell'Italia. E noi con il canto, con la musica cerchiamo di farlo. E il bel canto noi lo facciamo in una maniera più fresca, perché abbiamo 20 anni e cerchiamo di portarlo ai giovani. Perché il motivo per cui i giovani non ascoltano questo genere musicale prima, perché pensano che sia vecchio. E soprattutto perché ancora lo devono scoprire. Perché come noi, appena lo scopriranno, se ne innamoreranno. Alla fine è più vecchio pensarlo che sia vecchio, che vecchio, che ha... Cioè, sì, ho capito, scusa il gioco di parole, però... No. Abbiamo capito il senso ed è vero. Allora, come fate voi prima di salire sul palco? Tutti insieme facciamo Si può dire? No, non si può dire. Facciamo merda. Fantastico. Ragazzi, salutate gli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti, siamo Il Volo. Un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao Radio.